Faceva caldo, faceva davvero caldo quel 29 maggio del 1982. Il sole cocente annunciava che l'estate era vicina. La natura completava il suo ciclo e portava bellezza e vigore ai fiori della costiera. Simonetta aveva chiesto tante volte a suo padre di portarla al mare, ma era sempre indaffarato con il suo lavoro di magistrato. Alfonso Lamberti, all'epoca, era procuratore capo a Sala Consilina e aveva sempre poco tempo per lei. Quel giorno, invece, tornò prima dal lavoro e al mare il papà ce la portò per davvero. Simonetta aveva ancora i compiti da fare, guardò la mamma con uno sguardo interrogativo, come per dire: posso andarci anche senza aver fatto i compiti? La mamma Angela capì e annuì: i compiti puoi farli anche al ritorno, le rispose. E andiamo avanti. Qua con noi abbiamo Serena, la sorella di Simonetta. Buonasera. Allora, Serena, dici, non è facile farti queste, cioè fare domande e cosa. Prima con Raffaele parlavamo di come e quanto queste Tragedie. tragedie colpiscano chiamiamoli sopravvissuti. Tu sei nata un anno Un anno dopo dopo, sì. Allora, la. innanzitutto ringrazio Raffaele, perché uno dei pochi che dopo tanti anni di silenzio sulla morte di mia sorella sta comunque cercando di ridare voce a queste vittime che sono state dimenticate, come dico sempre io, ingiustamente. E come dicevi tu e come diceva anche Raffaele, io sostengo una cosa, che le vittime non sono solo quelle che muoiono, vittime siamo tutti in un modo o nell'altro. Ovviamente parlo dei parenti di tutte queste persone che sono Certo. morte ingiustamente, così, da un momento all'altro, Sì, da un perché giorno già all'altro. perdere una persona cara ci segna, voglio dire, fa parte un po' del ciclo della vita, no? Uno, insomma, perdere un genitore, Poi cosa. Perdere perdere delle persone un in figlio già, cioè, secondo me, una è cosa tragico, innaturale. innaturale. Infatti non E poi in esiste un questo termine, no? modo. Perché se perdi un genitore sei orfano, Infatti se io dico perdi un sempre, figlio non non so esiste il come ha fatto mia termine. mamma, dove ha trovato la forza, mio padre anche. Come ti dicevo, infatti, tutti siamo vittime in un modo o nell'altro, parlo della mia famiglia personalmente. Mio padre è vittima del suo senso di colpa, dei suoi rimorsi, che lo accompagneranno sempre. Mia mamma è vittima altrettanto dei suoi sensi di colpa, perché quel pomeriggio, come hai letto tu nel pezzo di Raffaele, quel pomeriggio lei comunque ha dato lei il permesso a Simonetta di andare, perché Simonetta era un po' titubante. Mio fratello Francesco vive col senso di colpa, perché in realtà mio padre aveva chiesto prima a lui se voleva andare a fare una passeggiata a Vietri, e io vivo con questo mio personalissimo senso di colpa, perché è come se vivessi una vita che non era destinata a me. Nel senso che so che non è così razionalmente, però sono nata, diciamo, in un momento ovviamente difficile. I miei genitori hanno deciso di voler avere un altro bambino dopo la Infatti tu perdita di porti come Simonetta. secondo nome il No, il nome di mio Simonetta. primo nome è Ah, è Simonetta. proprio il tuo primo Sì, mi nome. chiamo Simonetta Serena. Serena. E quindi io già sono nata in una situazione che era abbastanza Mi dicevi complicata, l'altro diciamo, giorno sono abbastanza nata in una famiglia determinista. morta. Sì, c'è stato un. No, nel senso che c'è stato un terremoto nella mia famiglia, perché quando succedono queste tragedie, se ci sono legami ben saldi, la famiglia si unisce ancora di più. Ma se cominciano i silenzi, le cose non dette, allora è lì che, diciamo, si prende un'altra strada. E la mia famiglia, cioè mio padre, ovviamente, dopo quello che è successo, il suo pensiero fisso era trovare i colpevoli. Chiaro. E magari per fare Colpevoli che non sono questo, stati ancora colpevoli che non sono trovati. stati ancora trovati, soprattutto perché stiamo parlando comunque di 28 anni fa. E infatti anche per questo la storia di mia sorella, diciamo, non è che è stata dimenticata, proprio la maggior parte della gente non la conosce proprio. E infatti per questo che io ho cominciato questa personale battaglia, perché, come dico sempre, mia sorella è morta la prima volta colpita da un proiettile che le ha trapassato la testa. È morta la seconda volta perché non c'è stata giustizia. Ed è morta la terza volta Perché per perché nessuno ne parla. nessuno ne parla. Chi sapeva, chi magari si ricorda qualcosa, fa finta di niente, gira la faccia perché certe cose vuole evitare di vederle, no? Certe cose che possono dare fastidio, come dicevi tu prima. Si preferisce voltare la faccia e far finta di niente.
E io questo È più dico no. facile. Eh no, è chiaro. E allora li tartasso e cerco di ridare voce A alla tua memoria sorella. di mia sorella, sì. Sicuramente. Lascia Arrivano perdere. tantissime domande dalla chat, una di Vincenzo che scrive appunto: Simona, hai mai visto un camorrista per strada? E cosa pensa l'idea che uno di essi può essere stato carnefice della sorella? Cosa pensa ad uno Stato che non garantisce la giustizia e le informazioni adeguate? Allora, sì, purtroppo li vedo tutti i giorni perché abito in una zona di cui non si parla molto perché adesso l'attenzione dopo il libro di Saviano è focalizzata su Scampia. Ma io abito nei quartieri spagnoli, che è una zona altrettanto, tra virgolette, pericolosa, Red. e vedo tutti i giorni i cosiddetti guappi, così si chiamano in napoletano, che passano, sprezzano sui motorini, sulle loro moto e diciamo. Il secondo, cioè chi guida e chi sta dietro che mantiene la pistola in mezzo proprio per farla vedere quando passano, la gente deve vedere che loro hanno le pistole e non capiscono che loro in realtà sono sfruttati dai boss della camorra perché sono quelli che mandano in prima fila, che quindi sono destinati o a morire o a finire in carcere, perché questa è l'unica fine, cioè le due opzioni sono queste, o muori o finisci in carcere. E purtroppo ci penso, sì, nel senso che penso che uno di questi che io incontro tutti i giorni perché vivo lì possa essere l'assassino di mia sorella. E infatti io per questo ho tanta rabbia, ma perché oltre al dolore, alla sofferenza per questa ferita che in me non potrà mai sanarsi, perché come diceva Ilaria, io essendo nata un anno dopo, è come se fossi nata già senza una parte di me. E è un vuoto, la mancanza di mia sorella, è un vuoto che non si può riempire, non c'è, non puoi riempirlo in altro modo. E quindi è una ferita la mia che non passerà mai, la sofferenza e il dolore, però come ti dicevo c'è anche la rabbia. La rabbia prima di tutto perché non ha avuto giustizia, perché il processo contro chi si pensava fossero esecutori e mandanti è cominciato 4 anni dopo. Non si capisce, cioè almeno io non capisco perché io ero piccolina, quindi di queste cose io non mi ricordo assolutamente niente, sono cose che cerco di ricostruire così di mio, anche perché poi essendo si tratta comunque di 28 anni fa, non c'era internet, non c'era tutta la tecnologia che c'è oggi, quindi bisogna andare a cercare giornali, cose. Io ovviamente non sono in grado di fare una ricerca del genere, però dalle informazioni che so, che sono riuscita a trovare, so che il processo è cominciato con un ritardo pazzesco. Che i tre che erano stati Individuati. riconosciuti da un testimone oculare e diciamo, ci sono stati dei pentiti di Camorra che hanno fatto i nomi e hanno raccontato insomma, del perché mia sorella è morta, perché appunto era un agguato ai danni di mio padre, che all'epoca era procuratore capo di Sala Consilina e lo chiamavano il giudice Manetta proprio perché dava fastidio ai boss e quindi essendo poi quel periodo degli anni Ottanta, il periodo come dicevi anche tu Raffaele prima, quello delle guerre di Camorra, c'è stata una carneficina, tanto sangue versato, quindi dava fastidio mio padre e si è deciso di colpirlo. Però, diciamo, quando è successo, diciamo, sono stati individuati tre persone, di cui non farò i nomi perché non mi interessa fare i nomi, sapevano che c'era mia sorella in macchina con lui, perché mio padre ovviamente l'ha seguito, l'ha tenuto sotto controllo, e quello era stato l'unico pomeriggio in cui lui è uscito senza la scorta, senza la macchina blindata, perché appunto aveva la scorta in quel periodo. E sapevano bene che mia sorella era seduta accanto a lui. Quindi non dicessero che loro sono uomini d'onore, che non ammazzano donne e bambini. Prima con Raffaele leggevo un po', sempre ricordando appunto il libro che ha scritto Raffaele Sardo, Al di là della notte, c'era un po' un passaggio di perdono o odio, no? Una linea sottile fra le vittime e chi ha ucciso. Sembra il presidente di Libera aveva fatto incontrare due persone che adesso non ricordo se è meglio di tu Raffaele, perché in questo momento c'è stata questa specie di unione fra la vittima e il carnefice. E
Come fai a non pensare all'aldilà, no? A Dio, alla fede e tutto il resto? O ti sprigiona una vendetta tale da, non lo so, di odio perenne verso questa persona? O se credi una Allora, aspetta, ti entità. fermo un attimo perché non si tratta di odio perenne, perché non meritano nemmeno l'odio, perché anche l'odio è un sentimento, l'indifferenza. Però quello che a me fa rabbia è non rappresentarmi proprio mentalmente i volti, le facce. Non ho i nomi e non posso, cioè la mia rabbia non può essere focalizzata su qualcuno, perché non c'è nessuno su cui posso focalizzarla. E come ti dicevo, la doppia ingiustizia che è stata fatta a mia sorella è che è stata uccisa e che comunque non posso dirlo con sicurezza perché non sono nessuno per dirlo. Forse non c'è stato abbastanza, non dico impegno, però non lo so, da parte di chi doveva trovare i colpevoli. So che erano anni difficili, però insomma. Penso che sei un attimino clemente rispetto a questa cosa, ma non per altro, perché è un tuo diritto. Ecco, cioè, qua non si tratta neanche di provare rabbia, odio, perché questi sono sentimenti che non aiutano per niente La rabbia la nostra crescita interna. Ti volevo è perché andare me l'hanno a. strappata prima che la potessi conoscere. Assolutamente, questa sì, voglio dire, come cosa. Però io di solito cerco di allontanare questo tipo di sentimenti da me, ovviamente sono un essere umano, li provo perché non aiutano, no, non aiutano proprio Infatti, non non aiutano a star aiutano bene. a stare bene Lo so, e mi hai detto infatti, che c'è così, così non aiutano a infatti. stare bene e non aiutano a far stare bene neanche chi E amiamo. infatti penso che quello che dice mia mamma sempre, è quello che anche l'ha salvata, è che il ricordo di Simonetta deve essere un ricordo d'amore. Perché Assolutamente, proprio perché deve io te lo. essere un ricordo puro, non deve Te essere lo auguro, scontato. te lo auguro, te Io lo sto auguro. cercando di darle voce. Ma sì, È cercare però. difficile, molto difficile perché, come dicevo anche prima, la gente fa finta di non vedere, oppure è indifferente a certe cose, perché magari gli sta bene così come stanno le cose. A me perché loro magari nel loro piccolo orticello non vogliono essere E invece toccati o io non penso sono che stati toccati. sia un dovere di tutti ricordare vittime innocenti, non solo mia sorella, perché È ovviamente ho chiaro. scoperto dopo la nascita del gruppo su Facebook che ho creato per Simonetta, la pagina. Ho scoperto tante storie di persone che mi richiedevano l'amicizia e che poi in privato mi raccontavano le loro storie personali, storie che nessuno conosce e che però mi fa piacere che loro si aprano con me e decidano di condividere con me questi fatti così personali, intimi, perché vuol dire che magari qualcosa, magari mia sorella non è morta inutilmente, Infatti, è importante questo. e la Almeno stessa cosa è successa quando ho parlato cioè del. nei suoi limpidi 10 anni ha lasciato molto. Dobbiamo cercare, ecco, vedi, parlavamo della bellezza prima, dobbiamo avere la forza, ognuno di noi, di vedere che niente è invano, cioè di riuscire ad avere questa capacità. Lo so Ma che è la difficile, morte di lo mia so che è sorella non ha difficile. senso, giusto? No, Come non ha tutte le altre. assolutamente Allora senso. non può avere senso. Ed è Assolutamente. per me, va bene, accettabile, è inutile che sto qui a dirlo, però magari trovare del positivo in tutta questa tragedia, no? E magari quello che ho pensato io quando andai a parlare all'IPI a Scampia con Resistenza Antiamore per la mia prima volta in pubblico di mia sorella, è che magari raccontarlo può far, anche se può far cambiare idea uno solo di quei ragazzi che vivono quelle realtà difficili, per me sarebbe un grande dono anche da parte di Simonetta. Quindi vorrebbe dire che veramente sarebbe un ricordo d'amore Ma questa è la e non strada la da morte, ma prendere, Serena. È spero questa di l'unica. riuscirci perché io per me faccio sempre troppo poco. Non è facile farsi Ma sentire. fatti un po' di sconto, Non è Serena. facile Fatti un po' di farsi. sconto, te lo dico sorridendo, Sì, veramente. mentre parliamo guardavo tua figlia, no? Sì, la sua gioia, la sua spensieratezza, l'energia. Come fai in quel momento a non pensare che questa società di merda deve cambiare? Dobbiamo, è doveroso, questo dico, forse proprio lei ci dà la forza. E lei e gli altri bambini come lei, che, ma la loro spensieratezza che non ci pensano, per loro non esiste lo schifo che c'è attorno, lo scopriranno tra qualche anno. Purtroppo Speriamo lo che. scopriamo. Speriamo appunto che si possa Vital. realizzare quel cambiamento di cui Roberto Saviano parlava in un articolo
A proposito, che uscì il 7 settembre, pochi giorni dopo la morte, pochi giorni dopo la morte, anzi, l'omicidio di Angelo Vassallo, in cui lui citò anche il nome di mia sorella e di tutti, Marcello Torre, Beneventano, tutti questi nomi che non solo gli addetti ai lavori, tra virgolette, conoscono, ma che i più hanno dimenticato. E quindi lui spiegava alla fine questo cambiamento, ma un cambiamento vero, è un cambiamento che se non parte da noi, da chi deve partire, voglio dire. Allora ecco anche l'importanza del parlare sempre di queste vicende e non, appunto, come dicevo prima, di Cutolo, col film Il Camorrista, o vabbè, adesso sai perché io non ho mai visto quei film e non accetto Il Capo dei Capi, mai visto, non ho mai voluto vedere e mai lo vedrò. E magari parlare invece, far sentire ai ragazzi più giovani che c'è un'altra via, c'è la possibilità di un'altra strada che non sia per forza quella della delinquenza, della camorra, può cambiare veramente le cose. Da qui bisogna partire. No, prima ti avevo fatto una domanda, non so se non mi hai voluto rispondere, o perché in qualcosa il rapporto con Dio, cioè credo che in questi casi, non so il tuo Guarda, qual allora, è, o io di. sono credente, non praticante, cioè, però alla fine penso che non posso parlare per gli altri parenti delle vittime, però penso che se non ti aggrappi a qualcosa, cioè io sono convinta che mia sorella mi sta vicino da quando sei andata, cioè da quando io sono nata. Magari sono anche io che vaneggio ogni tanto, ma ho avuto tanti segni nella mia vita che comunque nei momenti di sconforto mi ricordano che lei c'è vicino e che è con me. Però è Diciamoci importante personalmente. dividere il senso del dovere che senti dal sentirti responsabile di quello Io che. lo sento proprio come dovere, proprio perché almeno nel mio piccolo posso fare solo questo, no? Perché è stata dimenticata troppo presto e per troppo tempo. Non, io non capisco perché è passata così sottotono Tu non lo questa sai, te lo dico ora storia, in diretta, mi hai assolutamente ricordato gli occhi di mia madre. Che praticamente quando sentì la notizia di Simonetta alla televisione, ricordo gli occhi di mia madre che si girarono vedi? verso Perché di noi e infatti, ecco, vedi, ci anche cose, persone guardarono che mi dicono cose come questa sconvolti. che hai È detto tu. importante. Per E lo me è so, perciò te lo importante, sto per me è un dicendo, non per pezzettino fare. piccolo di mio vuoto, no? Si Che riempie, lo sì, so, lo esatto. so. Perché se anche posso far conoscere una sola persona in più la storia di mia sorella, oppure risvegliare la memoria in chi c'era, che però ho È dimenticato, chiaro, quello che è successo a me in per effetti. me è una cosa bellissima. Per me è importante. Però non sei responsabile. Lo so, però Non fa te lo bene anche a dimenticare. me, fa bene a me prima di tutto. Anzi, forse Ricordarla. direi sera che la responsabilità più grande ce l'ha quella società civile, troppo spesso si chiama la società civile, che dorme, che non, anzi, che è Fai? facile e accetta di non sapere, di non venire a sapere, anche se è chiaro. Quella società civile, infatti. Oltre te, oltre se il senso di rabbia nelle tue parole, io coglievo anche, lessi una volta alcune parole di tuo padre, Alfonso Lamberti, che c'è in un libro, e chiedeva perdono a Simonetta, come Sì. se la colpa di essere magistrato, come se quello. E questo uno poi pensa, perché il perdono lui, il senso di rabbia tuo? No, il perdono lo deve chiedere quella società civile che non ascolta quelle storie, quella società civile che passa avanti e se ne frega, quella società civile che si Perché, rende sì, perché complice del dice camor tanto che della, della quella cosa è camorra. successa a me, io voglio fare i fatti miei, preferisco farmi i fatti miei, e resta indifferente. E io anche con questo che voglio cercare di contrastare, no? Nel senso che magari a furia di tartassare le persone, le metterò in croce, però Si devo riesce ad aprire gli occhi. riuscire. Sì, esatto. In altro modo, tu non tartassi, tesoro, ma non tartassi nessuno. Iniziamo a stabilire Ci questo. provo. No, ringrazio Serena per la presenza ai nostri microfoni. Anzi, quando vuoi, Sono veramente sempre vieni, io che ringrazio voi per vieni. avermi dato la possibilità. Ricordiamo la pagina Facebook. Sì, c'è un gruppo che ho creato su Facebook, una pagina fan. Il gruppo si chiama Chiediamo Verità e Giustizia per Simonetta Lamberti e la pagina è Simonetta Lamberti. Ti ringrazio. Quindi io spero di trovare parecchi iscritti in più perché è La dura, anche faremo convincere girare. una persona sola è difficile. Grazie.